Ciao a tutti, sono Valentina e vivo nel comune di Montemignaio. Insieme agli altri ragazzi di Montemignaio abbiamo deciso di fare un video per farvi vedere le bellezze del nostro paese. Scendendo la Consuma per andare in Casentino, un cartello avverte che, girando verso destra, si può andare a Montemignaio. Questa via è unica per la bellezza del paesaggio. Scende all'inizio, nella valle del Prugnano, un'ampia conca di pascoli irrigata da fossatelli, per proseguire poi nella stretta valle scavata dal torrente Fiana. Sui versanti della strada si nota la rigogliosa vegetazione arborea, tagliata regolarmente a ceduo. Fino a poco tempo fa costituiva la materia prima per la fabbricazione del carbone, attività per cui erano famosi gli abitanti del paese. Il paesaggio, selvaggio allo stesso tempo ispiratore di menti romantiche, include montagne, fossi, terrazzamenti, boschi e fazzoletti di terra coltivata, tutti scenari che riassumono le più importanti caratteristiche del Casentino montano. Sotto il nome Montemignaio si raggruppano vari insediamenti sviluppatisi principalmente intorno ai due centri di Castelleone e della Pieve di Santa Maria Assunta. I nuclei abitati si trovano sulle pendici della montagna che sovrasta il paese da sud, il Monte Secchieta, fino a protendersi con un promontorio sulla Valle del Casentino. Ma la caratteristica che salta più all'occhio è la disposizione sparpagliata delle cosiddette frazioni del paese. Non si tratta infatti di un borgo sviluppato intorno al castello principale, come tanti altri in Italia, ma di poche piccole casine in pietra che coprono il territorio relativamente vasto e con pochi abitanti effettivi. Gli abitanti usano dividere il paese in due zone, separate geograficamente tra di loro dal torrente Scheggia, Bacio e Solatio. Per quanto riguarda le rivendicazioni della divisione, ognuno ha quella personalizzata, chi per ragioni politiche, chi per sana competizione paesana, chi perché le due zone sono veramente una al sole, l'altra all'ombra per gran parte della giornata. Essendo da secoli in un mondo appartato, lontano dalla vita intrepida del fondovalle, Montemignaio si arrangia nella sua piccolezza, con attività che però lo rendono grande e conosciuto in molte zone. Famose sono la coltivazione degli alberi di Natale, abete rosso, delle patate, degli alberi da frutto. I monti mignaiesi erano detti quelli dalle foglie lunghe, per la presenza dei castagni che circondano il nostro paese. Proprio alla presenza di queste piante sono legate molte delle nostre tradizioni. La raccolta delle castagne era una delle principali fonti di guadagno, in quanto venivano raccolte, essiccate in numerosi seccatoi sparsi nelle frazioni e boschi, e poi macinate nel mulino del paese. Da questa tradizione è nata la sagra della polenta, in cui si possono gustare brici e bardino, polenta di Gran Turco e dolce. Sempre legata ai boschi era l'attività del carbonaio, oggi ormai estinta. Il lavoro era molto duro e fatto di sacrifici, in quanto le zone ricche di boschi si trovavano in differenti parti d'Italia, spesso lontane da Montemignaio. Proprio per dare un allegro saluto alle famiglie che rimanevano a casa, i giovani mascherati, prima di partire, giravano le frazioni del paese raccogliendo generi alimentari per il lungo viaggio. A questo si deve la tradizione dei vecchioni. Altre tradizioni e mestieri ormai scomparsi oltre al carbonaio sono i pecorai con l'adicenda, i pinottolai, il tosino, il vetturino, il fabbro e la trebbiatura. Grazie alla presenza del Palagio e del Castello dei Conti Guidi, di cui oggi restano solo la torre e le mura, è stata istituita la festa nel castello, risveglio di un borgo medievale, conosciuta anche come Festa del Venti, in quanto si tiene il 20 agosto di ogni anno, che coinvolge nella sua preparazione giovani e meno giovani del paese. Essendo le frazioni sparse e spesso lontane l'una dall'altra, sono presenti anche numerose chiese, ognuna con il proprio patrono: la chiesina di Sant'Agata, la pieve di Santa Maria Assunta, la chiesa del Santo e l'oratorio della Madonna delle Calle. Ogni chiesa ha la sua festa, ma queste ultime due sono le più particolari.
Paese che vai, tradizioni che trovi, e a Montemignaio di fatti è proprio così. In un paese così piccolo e poco popolato è facile sentirsi come in una grande famiglia e come in ogni grande famiglia che si rispetti, ognuno ha il suo soprannome, vuoi per discendenze familiari, vuoi per caratteristiche fisiche o puro divertimento. Spesso ci si ritrova infatti a scoprire il vero nome di una persona solo quando questa non c'è più. Un'altra cosa su cui stiamo indagando sono i soprannomi attribuiti alle persone. Esiste sempre, Montemignaio è un coso di soprannomi, sì. E il tuo soprannome? McKenzie. Per quale motivo? Così. No, una volta c'erano tutti questi film, western, no, non lo so se si riferiscono a quello, non lo so. Senti, c'è un'abitudine a Montemignaio che è quella di dare i soprannomi alle persone. Sì. È vero? Sì, questo è vero. Ti hai un soprannome? Io sono orgoglioso di avere questo cognome perché l'ho avuto da parte più saputo dalla mia nonna e da mio nonno che venivano Dogana, Cecco di Dogana di Forcanasso, poi mio babbo Dogana, da mia nonna Doganina, mio babbo Doganino, figliolo, insomma praticamente tutta la discendenza è stata sempre Doganini e praticamente se volevano conoscermi, andavi a sentire in qualche posto. Addirittura mio babbo non sapevano che si chiamava Agostino, ma si chiamava Dorfo, oppure si chiamava Doganino. Nelle lettere, nei cartolini, se volevano far trovare l'indirizzo ci mettevano per Doganino. No, io ormai questo soprannome mi sta bene perché è guai se mi chiamano il nome vero. Qual è il tuo soprannome? È Natale. Natale, non mi chiamo Natale. Romualdo Giuntini. Mi chiama Natale, guai se mi chiamano Romualdo, non voglio. Natale da cosa è venuto? Me l'hanno messo così e io ho accettato, anche se ero piccolino, per forza, insomma, io sono un nome che... Io Sergione mi hanno sempre chiamato, cioè, fino a che non sono dimagrito, ora non ce la fanno più a chiamarmi Sergione. Ma insomma, queste erano... Ma sono tutti soprannomi. Noi però, cioè io non ho avuto, diciamo così, oltre al soprannome quassù, non sono tanti soprannomi quanto sono i secondi e i terzi nomi che c'ha la gente. Mi viene in mente qui a Bacio, per esempio, il babbo di Marco Agnoloni, che noi si conosce tutti per Ausilio, e invece si chiama Artivano. Ottorino, che noi si conosce tutti per Ottorino, e si chiama Ferruccio. Vero nome, ecco. Sì, sì. E Agnoloni Giovannino Agnoloni, che sta su al piazzone dove sta il sindaco, che si chiama Danilo, per esempio. Se non si chiama, ecco, questi sono però secondi nomi, diciamo. E soprannomi, visto ce n'è tanti, tutti avevano un suo soprannome, ma su io l'ho chiamato Sergio. Moglie buoi dei paesi tuoi. Se si tratta di Montemignaio, però, meglio dire delle frazioni tue, almeno fino a 30 anni fa. Prima, infatti, non si poteva parlare di uno di quei paesini idilliaci, di quei loci ameni raccontati nelle fiabe, in cui la tranquillità e la solidarietà tra i compaesani facevano da padrona. Si trattava, più che altro, di due paesi in uno, di un fiume, lo Scheggia, che non scendeva lieto a valle, ma lacerava le due parti, Bacio e Solatio. Tra le due parti del paese c'era una vera e propria disputa che traeva origine da una profonda divisione nata nel dopoguerra tra i montemignaiesi separati in opposte fazioni politiche. E con la guerra da poco conclusa era facile infiammare gli animi popolari per questioni politiche. È proprio per questo che ancora oggi questa divisione segna i più anziani del paese che difficilmente sono disposti a ricordare il periodo. La disputa si è prolungata poi per diversi anni, segnando anche più giovani, anche se con il succedersi delle generazioni si sono persi i vecchi asti e le ragioni iniziali della divisione, così che oggi il paese è tornato riunito. Ci potete un po' parlare, siccome della rivalità che c'era una volta fra Solatio e Bacio, se esiste ancora? Insomma, penso no. Prima erano tutte le rivalità, prima, ora no. Ora le cose sono cambiate. Io non ci trovo nessuna differenza. Ma una volta, tipo, questa rivalità in cosa consisteva? Più che altro era politica, chi può sapere? Io penso che sia stato quello. A disputare c'è sempre stato un po' di rivalità tra qua e là, Solatio e Bacio. Io il motivo non lo so, perché a miei tempi insomma,
C'era sì, fra ragazzi, però se c'era qualcosa di politica o no, io non lo so. Ora come ora no, forse un tempo ci sarà stato qualcosa, però a noi ci si ricorda poco, ecco, perché insomma non a nostri tempi ci poteva essere stato qualcosa, però... A nostri tempi no, ad esempio... Cosa ne pensa della disputa storica che c'è tra le due parti del paese? Io fra Bacio Solatiani e Baciani non l'ho mai condivisa questa cosa, perché oltre che a dividere, divideva anche le famiglie. Per le idee politiche e faziosismo di ambo le parti. C'era, vero, questo è vero che c'era tra quali c'era fascisti, dicevano, e comunisti da un'altra parte. Solo del Bacio era la parte sinistra, solo Dio era la parte destra. Però c'era anche delle persone di Bacio, come tante famiglie, venivano a Veglia o venivano a passare il tempo con Castello senza pensare a questo antagonismo, questo che c'era anche delle persone che, anche se erano del Mulino, venivano a Castello, più che di quelli di Castello che venissero al Mulino. Però c'era, ripeto, però. c'era c'è stato quando c'erano ragazzi che si andava a scuola, noi la domenica pomeriggio si faceva le sassaiole dopo le funzioni della chiesa tra Baciani e Solatiani. Però insomma, dai ragazzi, ecco, dopo non credo che... Io però mi ricordo del mio babbo, che era più anziano di me, e lui aveva parenti, aveva gli amici in Castello, mi ricordo che non si viveva, lui non la viveva come una cosa... E mi ricordo che per le feste, per esempio, per la festa, allora la festa al santo era la festa al santo, per la festa al santo tutti i parenti e amici di Castello venivano dalla nostra parte, venivano a mangiare da noi, stavano da noi. Per la festa alle calde, noi si andava dalla parte della schiena. Era più una questione campanilistica che... C'è ancora oggi questa rivalità fra Bacio e Solatino? No, non c'è più oggi. Oggi questi ragazzi sono tutti diversi. Non pensano, non che non pensino, o che cosa, quella cosa di dire te tu sei di Castello e di Domino, non c'è, sono tutti uguali. Quindi... Ora sta andando meglio, con le nuove generazioni, i giovani sono più aperti al dialogo e tutto quanto, invece di prima c'era della gente, tutti, come ho detto poco fa, sia Baciani che Solatiani gli avevano i paraocchi come gli aveva i muli una volta. Sicché queste cose sono passate per i vecchi, ora noi, e cambia perché c'è un'altra generazione. Penso anche fra Solatino e Baciani non ci sia rivalità di niente. Sergio, te cosa ne pensi di Montemignano? Come lo vivi? Bene, io ci sto volentieri. Io ho lavorato da giovane, come quasi tutti, tanto a Firenze, 20 anni, come il tuo babbo. E poi ho fatto una scelta di tornare a Montemignano, perché a Montemignano non stavo volentieri a Firenze, diciamo così. Non è stato facile inserirsi dopo 20 anni che stavo a Firenze. Però insomma sono stato contento poi della scelta che ho fatto, sto volentieri a Montemignaio, e come battuta, se mi dicessero che da morto mi devono seppellire a Firenze, sarebbe un dispiacere. Ecco. Cosa lo rende unico secondo te come paese? Cosa lo rende unico? Nel senso che si sta praticamente quasi tutti in compagnia, ci si ritrova, non c'è più quel coso che, come si dice, quell'antagonismo che c'era una volta, quello di Castello in un modo, ora non c'è più, siamo tutti amici, e si sta bene, ci si ritrova, poi c'è tante belle cose che ci si ritrova a fare la caccia, è bello quella tanto perché si passa delle belle giornate, poi c'è tante altre cose come funghi, come se uno vuole andare a pescare una trota. I posti che qua su, in altri posti, in città specialmente, oppure in altri posti, non ci sono. È un paese che potendoci vivere si starebbe benissimo, perché aria, acqua, tranquillità, invece purtroppo il lavoro non c'è, c'è stato l'esodo, tutti a Firenze, perché stringi, qui saranno, l'inverno quanto saranno? 300 persone. Invece prima erano molte, molte di più. Famiglie, un esempio, la famiglia del contadino del prete, il mio zio, erano 21, tanto per fare un esempio. Ora non c'è nessuno, ma questi casi ce n'è tanti. Si riempie 2 mesi d'estate, ma ora più che altro si riempie per 15 giorni.
20 massimo. Invece dopo guerra, quando c'era più benessere, più soldi, venivano in villeggiatura con la sida, non con le macchine, ci stavano 2 o 3 mesi. Io lo so perché sapevo la bottega dei fruttivendolo e ci permetteva quei 2 mesi a lavorare sodo di campare tutto l'anno. Io Montemignaio lo vivo bene, io sono in pensione, ho tutte queste bischerate, vado a caccia, vado a cercare funghi, ho tutte queste cose qui. Per me io ci sto bene, ecco, anche se c'è poca gente, però io ci sto bene. Cosa ha di particolare Montemignaio? Cosa ha di particolare? Che lo rende unico. Io sono stato anche fuori, però io bisogna tornare a Montemignaio. Ogni volta bisogna tornare a Montemignaio. Visto che ora tocca a voi, ragazzi, beh, datevi da fare, volete bene al paese di qualsiasi razza e pensiero uno può avere, pensiero politico, pensiero... cercate di volere bene al paese, di volere bene alle tradizioni e se voi potete... cercate di impegnarvi anche nell'amministrazione, tanto c'è bisogno di ragazzi. Comunque sia, chiunque ci sia, a Montemignaio si sta bene. Gioca d'azzardo, chi tira la bomba, chi nasconde.